Allo spettacolo desolante delle tante, troppe saracinesche abbassate lungo Corso Garibaldi, di sera se ne aggiunge un altro ancora maggiore. I negozi chiusi ovviamente sono al buio e all'esterno nessuna luce viene proiettata. Restano i lampioni, ma anche questi risentono della crisi, visto che gran parte o hanno un occhio solo o sono del tutto ciechi. Se a questo aggiungiamo che, quand'anche fossero in perfetta efficienza, la loro luce gialla è già abbastanza dimessa. Sindaco Brasiello, più volte ha detto che l'efficienza di un'amministrazione si misura principalmente dalla diligenza e dall'attenzione per i piccoli problemi. Se c'è, batta un colpo. Siamo lungo Corso Garibaldi, il corso più importante di Isernia. Nei giorni scorsi, purtroppo, siamo stati costretti a segnalarvi le tante vetrine, tanti negozi che hanno abbassato le saracinesche. Adesso ci hanno segnalato che molti lampioni, siamo di sera, sono spenti. Siamo in periodo di crisi, di vacche magre, ma forse qualche lira per rimettere le lampadine potrebbe pure trovarsi. Ma indubbiamente l'aspetto del corso così è alquanto sciatto, insomma, trasandato. Già le lampadine sono piuttosto fioche di loro, vabbè, dobbiamo risparmiamo, ma almeno accendiamole tutte quante. Ora bisogna vedere, non so se il comune gestisca direttamente oppure abbia in concessione la pubblica illuminazione, comunque sono dei soldi investiti o da investire per il bene pubblico, perché così indubbiamente, insomma, non ha un aspetto dignitoso, insomma. Che effetto di fare vedere tutte queste saracinesche abbassate? L'abbandono totale di Isernia, in particolare della regione in generale, dettato da una crisi che ormai ci attanaglia in maniera assolutamente potente, contro la quale si resta assolutamente privi di armi, privi di forze, tutti attaccati a mantenere quel che resta del proprio posto di lavoro e basta.